sono la forma più elementare di vita, eppure possono riuscire là dove le alte tecnologie hanno fallito. I batteri, addestrati da un professore dell'Università del Molise, hanno restaurato gli affreschi di Piazza dei Miracoli. A suo tempo, di fronte a un affresco difficilmente recuperabile, Spinello Aretino, conversione di Sant'Efisio e Battaglia, siamo all'interno del Camposanto Monumentale di Pisa, il signor restauratore Gianni Caponi si rivolse a me dicendo: ma tu Ranalli, coi tuoi baccherozzi non puoi dare una mano a risolvere questa problematica di riportare alla luce questo affresco? E fu così che il professor Ranalli, quasi 20 anni fa, si chiuse il laboratorio a Pesche con i suoi baccherozzi. Si chiamano Pseudomonas tuzzeri, sono batteri che non trasmettono nessuna malattia, e li convinse, affamandoli, a cibarsi della colla con cui gli affreschi erano stati staccati dalla parete e che doveva essere tolta per farli tornare al loro posto. Abbiamo verificato che nel giro di una notte, pensate, riescono a rimuovere la colla animale fortemente indurita, polimerizzata, e riportare alla luce l'affresco che altrimenti non sarebbe stato più possibile fruirne. Grazie alla voracità dei batteri, nel 2018 sono stati recuperati 1000 metri quadri di affreschi staccati dal Camposanto di Pisa nel 1944 e solo adesso tornati al loro posto. E quest'anno, per la prima volta, i batteri hanno assaggiato qualcosa di nuovo. È stata esportata, è stata copiata, tra virgolette, adattata anche ad altre circostanze europee, in Spagna ad esempio, nella chiesa di San Johannes, sulla rimozione di alcune efflorescenze saline e altre alterazioni, quali possono essere croste nere su materiali lapidei. Vista la quantità dei microorganismi presenti in natura e i loro diversi appetiti, le possibilità nel biorestauro sono infinite. Pensiamo che in un grammo di terra ci possono essere da milioni a miliardi di microorganismi, soltanto il 5-7% sono noti, sta a noi cercare di creare le condizioni più favorevoli affinché loro possano esprimersi e, perché no, venire in nostro soccorso. Il prossimo nutrimento dei batteri saranno gli ossalati di calcio, che stanno deturpando la facciata del Duomo di Pisa. I menù del professor Ranalli si arricchiscono ogni giorno.